Il capitan della compagnia sta piangendo perché ha sbagliato. Perché ha sbagliato? Si è emozionato. Buongiorno e benvenuti a 3 secondi. A causa di un problema tecnico, la puntata di oggi durerà soltanto 2 secondi. 3 secondi torna domani. E 1, 2, 3. E ecco! Bella! Bentornati! Bentrovati! Ma il mago è giusto un elemento. Non avevo conosciuto il mago. Perfetto, no, mi sono distratto. Perché da quando è partita la fase 2 vado a giro con gli occhiali, perché sono numerosissime, immaginerete, le fans che mi fermano. Meglio sì. Mantenere un certo... Probabilmente sono agenti di polizia, mago Orlando. Sono anche donne di polizia. Sì. Buonasera, Maracasveld, bentrovati. Ciao, buonasera a tutti. Oggi mi stiamo andando avanti. Ma la mia scollatura rimane un po' tagliata da questa inquadratura, quindi mi dispiace. Forse ci potrebbe usare un gradino, qualche cosa per alzarsi. Il podio io del direttore, mi sembra. Gran parte delle visualizzazioni erano dovute a questi escamotage. Assolutamente sì. Allora proporrei... Questa puntata non sarà all'altezza delle precedenti. Quindi ben trovati, ma non perdiamoci in chiacchiere perché sono tantissimi temi da trattare in questa puntata. Esatto, come dite voi toscani, un monte di ospiti. Una caterva. Trasmissioni, pubblicità, tutto. Cioè, ospiti, quindi... o come sempre ospiti di un certo livello. Esatto. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, ma lancerei subito la prima intervista, quindi il primo servizio della giornata, della serata, della nottata, con chi abbiamo 10 domande oggi? A chi? Alla sezione più speciale del coro, no? Chiaro. Forse ma non abbiamo, caso... non volevo dire, ma non c'è nessuno di parte oggi in sala riguardo a questa particolare sezione. È la sezione migliore, immersa tra è la sezione noi. Più presa in giro di tutte del coro, non sono capito perché, però perché è quella più superiore. Come avrete capito, stiamo parlando dei tenori. Vediamo se caleranno anche gli ascolti. E allora ecco a voi, sei professionale come un cieco avendo gli occhiali, ma Orlando. La maracca si informa. Ma lui mi fa gli abbocchi e mi dice: chi vuoi, chi abbiamo? No, ho detto lanciala, nel senso dai sta attacco. No, prossimo pure che dicessi tutti i nomi. Bene. Andata? Devi fare l'attacco, mago. Non ho lanciato già? No. Eccesso. Ubriaco. Hai detto non so da dove. E ecco a voi quindi l'intervista ai tenori. E chiediamo alla Maracas Band con quale attacco possiamo lanciarla. Attacco di corpo, di diarrea. Attacco di diarrea. Attacco di panico. Attacco di panico. Signore e signori, bentrovati a 10 domande più una. Oggi passiamo alla parte maschile del coro, in particolare alla sezione dei tenori. Va detto che i tenori sono assolutamente i più bistrattati e presi in giro di tutto il coro, e bisogna anche dire che spesso e volentieri se lo meritano. Ma per sfatare un po' questo mito, oggi intervistiamo due bravissimi e pure bellissimi tenori italiani, che dimostrano di essere spiritosi, non permalosi, e anche, insomma, di essere comunque consapevoli di alcuni limiti della loro sezione. Quindi ecco a voi Antonio Orsini da Roma. Ciao! E Santi Castellano dalla Sicilia. Ciao agli amici di Mai Dire Coro. Nome, soprannome e sezione. Antonio, soprannomi non ne ho, avrei il pornonome ma è un po' volgarotto, quindi ce lo risparmiamo. E poi sezione tenore. Io sono Santi, sezione tenore anche, soprannome nemmeno io ne ho in realtà, però chi mi conosce da più tempo mi chiama Santino. Quale potrebbe essere il lavoro alternativo di un tenore se non sfondasse? Beh, si dice che siamo rinomati per la nostra scarsa intelligenza, quindi direi lavori non di intelletto, non lo so. Il fotomodello. L'outfit più imbarazzante mai indossato in concerto? Oddio, alla fine siamo sempre vestiti di nero. Una volta mi è capitato che prima di fare un'opera
abbiamo dovuto fare una presentazione, quindi alcuni estratti, ma non erano ancora pronti i costumi, per cui l'abbiamo fatto con praticamente con i cartamodelli, tutti bianchi, con le intelaiature, diciamo una cosa un po', ecco, quella forse è la cosa più imbarazzante. Mi ha fatto ricordare invece una cosa di un concerto a Lubiana, in cui io dimenticai le scarpe nere da concerto in albergo, che era molto lontano dal teatro, per cui avevo le scarpe da ginnastica bianche, per cui ho dovuto mettere i calzini sopra le scarpe, che avevo i calzini neri, quindi ho cantato con i calzini sopra le scarpe, ecco. Beh, noi quando siamo stati con Utti in Bulgaria eravamo truccati con i brillantini, forse quello lì, perché in genere siamo sempre vestiti di nero, sì. Lo sguardo che rivolgi al tuo vicino di sezione dopo che sbaglia per l'ennesima volta. Che cosa canta un tenore sotto la doccia? E non dire niente, che non ti crediamo. Oh, canta un sacco di cose invece, come niente. Intanto fa i vocalizzi più belli della storia, che come escono gli acuti sotto la doccia, lì ti senti, cioè, il piccolo Pavarotti che è in te proprio. E poi di tutto, da, non lo so, di tutto. Sì, anch'io faccio vocalizzi perché il vapore della doccia ti aiuta a mantenere le corde umide. Poi musica pop sicuramente, perché già di altra musica ne facciamo abbastanza. La sezione che non sopporti. Andiamo così proprio a sezioni. Ma se dovessi fare una graduatoria, probabilmente all'ultimo posto metterei i soprani. Va, io metterei all'ultimo posto la sezione che non studia, dai. Vi ricordate i nomi dei sette nani? Dotto. Brontolo. Eolo. Cucciolo. Mammolo. Che manca? Pisolo. E gongolo. Oh, vedi che siete bravi. Come commenteresti la frase "i tenori sono sempre calanti"? Che nell'80% dei casi è vera. No, sono i soprani sempre crescenti. Che cosa metti sempre in valigia? Ma se devo fare la parte del tenore direi la sciarpina, però in realtà non è vero, direi forse un libro. Tante camicie di ricambio, una per ogni concerto, perché alcuni bassi per esempio utilizzano la stessa camicia per 10 concerti. E magari posso quindi testimoniare. Cosa passa nella tua mente quando un direttore ti critica? Quanti minuti abbiamo? Se ha ragione, chiedo scusa e prendo atto. Se, come accade nel 90% dei casi, non ha ragione, mi indispettisco. Io penso che certe volte il direttore non può pretendere, in base a quello che ci fa cantare, perché alcuni compositori scrivono davvero male per tenori, cioè scrivono... Cioè, secondo me scrivono le tre voci, poi quello che rimane lo diamo al tenore. Quindi non è colpa nostra, sicuramente. Antonio, ci puoi raccontare di quell'esperienza in spiaggia con il giovane italiano di cui ancora si parla? Allora, sì, c'è questo aneddoto esilarante che direi che credo sia rimasto negli annali del giovanile, che eravamo a Lignano Sabbiadoro. Finito l'ultimo concerto, decidiamo di rilassarci in spiaggia, tutti quanti lì a giocare, a cantare, e ci appoggiamo sulle sdraio che erano lì sulla spiaggia. E io, vabbè, che ho un particolare feticismo con la sabbia, inizio a giocare con la sabbia sotto di me, quindi maneggio, tocco, smucino, e vabbè, e va avanti così. A un certo punto, dopo una ventina di minuti, credo, mi rendo conto che c'è qualcosa di duro sotto questa sabbia, quindi mi giro un po' incuriosito, e c'è un tizio sconosciuto che è seduto dietro di me sulla sdraio, che nessuno di noi aveva notato perché era buio, e che stava lì che si faceva accarezzare da 20 minuti il piede, io non me ne ero accorto, anche con un certo compiacimento. C'è stato un momento di imbarazzo veramente infinito, e poi ovviamente la risata fragorosa di tutti. Santi, ci racconti del tuo primo concerto con il Coro Giovanile Italiano? No, io invece ricordo il mio primo concerto col giovanile, eravamo a Montecatini, ero poco più che 21enne, credo, ed è il primo concerto con Lorenzo Donati, ero appena arrivato, credo dal giorno prima, e mi ha messo subito a fare
cioè mi ha fatto fare il concerto insieme agli altri. Io non sapevo che solitamente Lorenzo facesse mettere il coro a cerchio, e mi ritrovo senza sapere bene le parti, perché non le avevo provate praticamente. È un tizio che mi guarda durante il concerto, io non cantavo, e quindi ho fatto segno con le mani, facendo capire che ero afro in realtà, cosa non vera assolutamente, però. E eccoci tornati! Grandi tenori, tenori sempre sul pezzo, vedi? In realtà, che ospito! In giro, poi. Che intervistatrice! Ma poi che belli, veramente i due più belli che potevamo trovare. Cioè. Davvero, davvero, esatto, davvero. Ancora ci emoziono al pensiero di quell'intervista. Ci aspettiamo ondate di like da parte degli adolescenti. Chiaro. No, probabilmente sentiamo i due tenori più belli che si siano visti anche in questa trasmissione. No, sicuramente i più belli che siano mai stati intervistati. Ok, bene. Procediamo invece con il prossimo super... Allora, entriamo nell'ambito un po' più scientifico, finalmente. Esatto, esatto. Un po' di cultura. Finalmente vogliamo un po' di fatti. Basta queste teorie campate sul nulla, i respiri, esatto, i gesti. Esatto, la modalità finalmente funzionale. Si fa sul serio. No, qui abbiamo finanziato la ricerca di questo dottore, come si chiama Magorlando? Dottor? C'entrava qualcosa con i buboli. Con, ah, Cazzabuboli, dottor Cazzabuboli. Cazzabuboli, che bel nome, esatto. Cazzabuboli. Che cosa ha fatto con i suoi macchinari super evoluti e super... Si dice che sia arrivato a alcune nuove frontiere, cioè mi casco di cosa, alcune nuove frontiere della tecnologia corale. Lui già dall'attacco del direttore sa capire l'andamento di tutto il brano che verrà. Qualcuno dice già possibile, ma lui è l'unico che può farlo. Sarà stupendo quando in America diranno cazzo Bubbly. Finiranno subito, ma quindi non perdiamoci, direi di lanciarlo subito. Che ne pensi, senza, caro? Esatto. Ok, io lo lancerei con un salto, caro. Sei pronta? Vai. Uno, però, tutti e due insieme. Vediamo se hai il solito ritardo o no. L'attacco aereo sarebbe. Insomma. Uno, due attacco aereo, due, tre. Buonasera a tutti, io sono il dottor Cazzabuboli, lavoro per la Institute Director Instruction Organization Tactus Advanced, un'organizzazione meglio conosciuta con l'acronimo IDIOTA. Questa sera con i nostri potenti mezzi tecnici analizzeremo una parte molto importante dell'attività del canto, l'attività canora, e sto parlando del respiro. Possiamo procedere subito con la prima clip del nostro collaboratore, che ci farà vedere un gesto normale di respiro pre-canto. La... Bene, abbiamo visto questo gesto che sembra veramente normale, ma invece è composto da tanti movimenti, tanti aspetti tecnicamente molto complicati. Infatti possiamo subito vedere lo stesso gesto al rallentatore. Bene, abbiamo visto già quali, abbiamo un'idea già molto più completa di tutti i movimenti che servono appunto per questo difficile atto della respirazione per il canto. Ma noi non ci fermiamo qua, noi abbiamo dei avanzati sistemi di studio che ci permettono di andare ancora più a fondo nel vedere, nell'analizzare, nello scorporare tutte quelle che sono le emozioni e le reazioni fisiche che ha il fisico durante il respiro del canto. Abbiamo rallentato ancora di più con i nostri potenti mezzi tecnici, abbiamo scomposto, organizzato tutte le reazioni, evidenziando veramente tutto quello che c'è sotto il respiro. Vediamo quindi lo stesso movimento per la terza volta, ma con un ulteriore e speciale rallentatore. Oddio, tocca a me, non so le note, non ce la faccio, ma tutta la fase con un fiato. La...
Bene, avete visto, avete un'idea più chiara di quanto le emozioni che scorrono durante il respiro siano veramente complicate, ed occorre agire su questo per avere un aspetto più completo della preparazione del respiro per il canto. Bene, ci vedremo in futuro per altre rubriche, per altri appuntamenti con i nostri mezzi tecnici veramente avanzatissimi. Per il momento un saluto e cedo nuovamente la linea ai nostri amici esperti di musica corale. Eccoci tornati! Grandissimo, dottor Cazzabubuli, interessantissimo e super veritiero. Veramente. Io sono sconvolto. Sono sconvolto. È incredibile quanto a che punto siamo arrivati con la scienza. Sì, la scienza non è mica l'opinione. E a proposito, a proposito di questo, dicono dalla regia che dobbiamo andare in pubblicità e rimaniamo comunque in tema, giusto, Mago? Tema tecnologia, assolutamente. Un altro prodotto che sconvolgerà in meglio, forse, la vostra esistenza. Sconvolgerà in meglio. Esatto. Okay. Quindi, pubblicità, e chi cambia canale è un... Cazzabubolo. Bene. Bene, iniziamo a provare il nuovo pezzo. Nome. Accidenti, non ce la farò mai a studiare. Il direttore mi butterà fuori dal coro. Problemi con lo studio? Hai difficoltà a concentrarti e studiare autonomamente? Niente paura, da oggi è disponibile Robocor. Robocor è il nuovo robot progettato per aiutarti nello studio. Ciao, amica, sei pronta a cantare con me? Sì, andiamo. Da capo e uno e due e... Nome busques e los montes. Stop, stop, scusami, quello è un sì, non un mo, come hai fatto te, ancora da capo. Nome busques e los montes, por alto. No, 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 quella che hai cantato è una quinta calante. Mi si stanno fottendo i circuiti. Ok, scusami. Ci riprovo. Nome bus... non capisci niente. Dannazione, non ce la farò mai. Neanche con un prodigio della tecnologia come te. Tranquilla, la strada verso la dignità è ancora lunga. Ma con il mio aiuto ce la farai. Adesso studia che sei ancora una capra. Ok. Robocor, disponibile nei migliori negozi di strumenti musicali. Eccolo lì! Bentornati dopo la pubblicità! Fantastico questo prodotto. Sì, sempre prodotto di un certo pregio. Avanguardia pura. La tecnologia siamo avanza. Finalmente... Esatto, arrivati nel, che secolo siamo? Nel 23esimo. Uno strumento secolo. Utile per l'autostima, tra l'altro. Nel 20esimo. È vero. Mi è piaciuta la parte sei una capra. Moltissimo. Molto quello che tanti direttori vorrebbero dire, ma non dicono mai. Quindi bene, bene. Quindi sono prodotti utili. Hanno fatto un robot togliendo i freni inibitori. Così che potessi dire l'assoluta verità. È vero. Ma adesso Mago Orlando, proseguiamo con la nostra programmazione. Siamo finalmente arrivati al punto culmine della nostra trasmissione, ovvero anzi, quello dell'ospite. Oserei dire il punto clou, visto che stiamo per entrare nell'ambito francese. Esatto, entriamo in area francese, qui mi scuserete per il mio accento, ma è tanto che non pratico il francese, invece a differenza della nostra grande Caroline, che c'è insomma la sua esperienza internazionale, ecco, ma cioè, se mi emozionerò. Quindi ecco, abbiamo stasera, chi abbiamo?
Abbiamo questo famosissimo stilista francese, esperto... Esperto, ma di stile, di abiti... Di... Stilista nel senso esperto di stile, mi sembra giusto. Brava, sì. Però anche sì, esperto di massimi sono curioso, sistemi. Sono proprio curioso, dai, dai. Davvero, poi no, l'hanno presentato... Persone... L'hanno presentato con questo pathos che veramente... Sì, lo stanno caricando, lo stanno caricando, no, tanto. A salvo. È uno di quelli che fa la differenza e quando passa per strada si girano tutti e fanno quello. Ma non tanto per lo stile, perché comunque rimane sobrio, è proprio il carisma che lo segue, che ti fa girare. Il fascino, sì, lo charme, visto che rimaniamo nell'area... Non si capisce se questa di Mago Orlando è la professionalità o non si ricorda il nome. No, no, ci siamo subito. E ecco che vi presentiamo l'unico, il grandissimo, inimitabile Jean-Joseph Geneviève. Bonjour, bonsoir, bonsoir a voi, bonsoir a me. Aspetta, ma è questo qua? Attenzione. È questo qua? Che elegante! Qual è il problema? Oui, oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Me lo ricordavo più barbuto. Molto, molto, molto. Felice, si dice felice in italiano? Sì, yes, anche, sì, sì. Dipende per dire cosa, sì. Delizioso. Il suo stile è sempre davvero, sì, inimitabile. A me sinceramente sembra un deficiente vestito da evidenziatore, però. Maracas state no. Mon style. Ah, non sono diventato sono d'attonico. Uno stilista. Allora, Monsieur Geneviève, se ci vuole spiegare oggi che cosa ci propone. Allora, io stavo studiando in questo periodo per la mia nuova linea di moda che è dedicata a questo periodo così importante per il mondo, si chiama infatti Na Merde de Primavera. Mi sono imbattuto in un'idea geniale per più la poetico prossima, di Mago Orlando per la prossima stagione, quindi ho deciso di lanciare su questo importante programma televisivo radio internazionale ormai, sì, questa nuova idea che tra l'altro è nuovissima, non credo che nessuno abbia mai avuto questa geniale idea, che si chiama Tale Quale. Tale originale, non averla mai sentita, ho quasi voglia di vederlo. Se, no, è una cosa nuovissima, sì. E quindi i francesi sono sempre avanti, noi siamo i migliori del resto, noi francesi. Comunque dicevo che ho pensato a qualcosa per i direttori di coro italiani. Ah, quindi vi proporrò una linea in cui metteremo a confronto lo stile di attori, artisti dello spettacolo, della cinematografia o della politica con i grandi direttori di coro italiani. Ah, ci faccio un esempio. Quali sono i direttori di coro italiani che più seguono uno stile innovativo, ecco? Beh, per esempio, ci sono i direttori che dirigono, ad esempio, con quelle belle camicie di flanella, quelle belle acquadrettoni. Qualche nome? È un termine francese, flanella, l'ho sempre la detto. La flanella, oui. Sì, ci faccia qualche nome. Ci faccio perché viene tagliato tutto. Non diventiamo offensivi. Ho pensato di produrre proprio un video che vorrei condividere con voi in questo momento per farvi vedere appunto le prime idee che mi sono venute a cui ho lavorato. Se avete bene. Guardarle. Grazie, veramente interessante. Assolutamente sì. No, sarà una merda però. Questo video. Vabbè. Oui, c'è una merda di primavera, se va bene. Allora, signore... vai col video. Allora, qua come potete vedere c'è, non so se conoscete, lo Hobbit. Ecco, sì. Sì. Italiano. Se Kili, esatto. dei nani, di quei piccoli ometti. Certo. Molto, io ce l'ho tanti addosso di Kili. Non so. Molto barbaro. E qui, ecco per voi,
che a Dario e Alessandro vedete come se è vero, vede. Potrebbe essere ma nella uno versione... stile molto invitante. Quello è prima e dopo la quarantena. Passiamo al prossimo. Abbiamo poi, sempre per rimanere sull'Hobbit, il protagonista forse dei nani, Thorin Scudo de Quercq. Mi sono sempre detto, come si dice in francese? E noi abbiamo ici Corrado Margutti, grande compositore e direttore. Margutti Scudo di Quercq, sì, conosciuto. Esatto, Corrado Scudo di Quercq. Per rimanere nel fantasy... Questo mi interessa molto, signor Genevieve. Nel fantasy abbiamo Yuda, e uno dei più grandi direttori del coro italiano. Che la forza sia con Pavese. Sì, 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 lui è passato al lato oscuro. Passiamo chiaro, ora alla linea Masterchef. Certo, Masterchef, sì, 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 sì. C'è scritto Italia, Novashell, per parlare di cucina. Antoine e il suo amico italiano Caravan. Sì, Caravan, quello del Caravan. Somiglianza davvero notevole. Caravan. E poi abbiamo Georges Locatelli. Locatelli con il suo grande amico italiano. Anche se questa foto di Marzola risale... Okay, effettivamente anche come parlare sono simili Locatelli e Marzola. Qua mi sa che è facile, dai. Qua abbiamo Mario Biondi, arriviamo all'Ariston per Sanremo, il suo gemello diverso. Veramente lo stile Leo. Evidentemente... C'è stile. Uguale. E poi il nuovo presentatore della prossima edizione di Sanremo, dicono tutti che sarà Neri Macoré, e abbiamo qui la linea Neri Macoré con Donati. E per concludere un omaggio alla vostra meravigliosa terra con la linea Victoire Emmanuel, stile da cacciatore, e abbiamo qui per voi quindi con lo stile Victoire Emmanuel, Maurice. Anche la datazione della foto è più o meno la stessa. Sì. Anche l'età del berretto, ma è molto stiloso. Queste sono le prime idee che ho avuto. Complimenti, un grande lavoro. Veramente sconvolgente. Spero che possa avervi portato a voi un po' di quello. Una boccata d'aria fresca. Assolutamente, a vederla pensavo molto peggio. Per il bello stile. Quindi sì, spero una boccata d'aria fresca di prigione. Spero che ci avrà altre possibilità. Sì, sicuramente la richiameremo per fare un'altra analisi approfondita. Nel frattempo si guardi le spalle da questi, se non gli sono piaciute le... No, stia attento, il mondo corale. Il mondo corale non è per niente vendicativo. No, è un ambiente tranquillo. È la mia vita, amo voi italiani, il stile, l'umorismo. Sì. Sì, è vero. Ho dimenticato il pantalone, se volete vedere. Sì. Da un colore in più, merda di primavera. Una punta di color pelo ci sta sempre bene. Allora, ma parlando, direi che possiamo ringraziare i nostri ospiti. Bene, bene. Ringraziamo allora Jean-Giuseppe Genevieve. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Au revoir. E insomma, quante emozioni, in Francia, cosa succede? Veramente sì. Secondo me l'hanno esiliato perché in Francia avevo già fatto questi sketch e dei direttori francesi l'hanno Nicole Cortili avrebbe gambizzato. L'ha già gambizzato. Ha dovuto emigrare in Italia. Però insomma, in Italia. Fa piacere. Sì, andiamo avanti. Ma prima, cara, mi concedi un attimo, perché sono stato accusato da qualche spettatore di non saper fare trucchi di magia. E quindi mi concederai un secondo per smentire questa cosa prendendo... Sì. Ecco qui, che ho un mazzo di carte. Attenzione! Okay. Vedete, sono tutte carte diverse, vedete bene, no? Sì, si vede. Sì, ecco qua, tutte
Bene, beh, cosa fai con questo mazzo? Adesso farò scegliere alla nostra caro una carta, a caso. Pensala, non la scegliere ancora. L'hai pensata? Sì, visualizzata. E adesso di quello che hai pensato ad alta voce. 4 di picche. E ecco qui, 4 di cuori! Era proprio quello. Incredibile. E adesso vorrò vedere chi potrà dire come? Il contrario. Possiamo andare avanti? Sono senza parole. Bravissimo, sì. Se non fosse perché ho il dono della vista e dell'udito, direi che è stata una performance. Probabilmente vi siete sbagliati, ma... No, tutto sta procedendo per il meglio. Grande, ma io ho sentito 4 di cuori. Direi che ben si colloca, sì. Dopo questa magia, ben si colloca il video che stiamo per presentare. Assolutamente. Ho già la nausea. Tra di noi, il grandissimo e inimitabile e fantascientifico. Folcloristico. L'ammaliante. Ma lui sono uscito ora. Lui davvero, l'unico, inimitabile, divino. Gilus! Si merita sicuramente un attacco in controbattere. Altri 300 euro dallo psicologo. Non so cosa fare, ragazzi, venerdì pomeriggio. Ma non so che cosa far. Non so che cosa far. Se vuoi mangiare una torta devi far la 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 la. Vuoi mangiare una torta devi far gira 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 gira, ecco 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 qua. Prendi pure due o tre uova, metti tutto dentro qua. La la la, gira gira, mescola, mesco 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 mesco, gira gira la la la. Poi fai tutto, metti in forno tutto arrosto e chissà che bontà. La 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 la, e poi che bontà. La 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 la. Ecco. Ma mi sa che ci rinuncio alla torta. No, giro, giro qua, giro, giro, giro tutto e poi mi mangio qua. Mangio, 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 mangio tutta la torta. Ecco, 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 eccola qua. Ecco qua, ecco qua, non c'è più. No, 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 è sparita. È sparita la torta, oddio! Eccoci! No, riprendetevi, provate a preparare anche voi questa torta e vedrete che tutto andrà per il meglio. No, mi davvero, ho già l'accolina in bocca, è davvero una magia. Maracas, maracas, riprendetevi. Sì. Tutto. Allora, sì, andrà tutto bene. Siamo arrivati alla conclusione, direi, Mago Orlando. Purtroppo siamo arrivati alla conclusione. E quindi lasciamo la parola adesso al nostro portavoce della Maracas Band, che vediamo che cosa ci propone oggi. Grazie, sì, amici, è sempre un piacere intervenire, soprattutto per togliere la parola a quel delizioso, pimpante pampino del Mago Orlando. Il domandone di oggi è, Mago Orlando, fatemi chiacchierare, è possibile, cioè voi cosa domandereste se fosse qualcuno che domanda? Cosa ci domandereste voi se poteste domandarci? Ma soprattutto l'arcivescovo di Costantinopoli, se disarcivescovo di Costantinopoli zarse, quale coro sceglierebbe per la cerimonia? Secondo me, sì, abbiamo capito, vero? La domanda non era per lei, Mago Orlando, era per quella persona che tanto non ci cagherà mai, quindi pazzo. Ottimo, bene, bene, grazie. E con questo direi che possiamo lasciare la parola alla carrellata di tenori che conclude il nostro programma. Esatto, quindi ecco magia, a voi. Mago, vuoi fare una magia? Un monte, no, non lo so, quella di prima mi ha già emozionato. Però forse ci vorrebbe una magia per far trovare tutti questi tenori ai direttori che tanto li bramano. E ecco, tutti i tenori che abbiamo, i migliori forse d'Italia, del mondo, li mandiamo tutti di fila, così che poi
non vi serviranno più, forse. Eccoli qua, allora, no. Un, due, tre, via! Ciao! Ciao! Beh, un tenore può uscire da una grande performance o da un grande schifo con la stessa faccia e con lo stesso stato d'animo. Inoltre, un tenore può sembrare gay anche se non lo è. Noi tenori non sappiamo fare tante cose, però sappiamo urlare con grazia. Due cose che solo un tenore sa fare. Beh, cantare forte e dar da fastidio ai contratti. Il tenore fa spirito di squadra e nonostante gli errori arriva sempre in fondo. Due cose che solo un tenore sa fare. Andare d'accordo con i contralti e dare la colpa agli altri quando sbaglia un ingresso. Allora, due cose che solo i tenori sanno fare. Me ne viene in mente una ed è questa. Rindesi al basso canto e alto e col falsetto. Viva i tenori, viva i falsettisti. Due cose che sicuramente sanno fare i tenori sono il fatto di saper cantare e non ruttare come i bassi, ma soprattutto la loro umiltà, perché anche quando arrivano al concerto e sono consapevoli del fatto che verranno asfaltati malamente dagli acuti dei soprani, loro sono lì che cantano orgogliosi e con la voglia di farsi sentire. Quindi, prego, questo è un servizio che facciamo solo per voi. Solo i tenori sanno affrontare il passaggio senza sdoppiamenti di personalità dall'identità tenorile a quella del contralto. E poi c'è anche da dire che solo noi tenori sappiamo considerare tutto il mondo circostante come nostro palcoscenico, tanto da poter girare in strada convinti di saper fare le parti di tutti, dal soprano al contralto, al basso, al mezzo soprano, al baritono, anche lo spettatore che scarta la caramella nell'ultimo posto in fondo alla platea del teatro. Sì, noi sappiamo riprodurre anche quel suono. Due cose che fa un bravo tenore sono trattenersi a cena dopo i concerti e subito dopo mettersi in forma per smaltire quello che ha mangiato. Due cose che solo il tenore sa fare: litigare con i baritoni in scena per il soprano e i due di petto. Allora, la prima cosa è che noi tenori siamo sempre la peggiore sezione del coro, mentre la seconda cosa è che in un'altra vita noi saremmo state sicuramente delle donne. I tenori sono quelli che in mezzo a tutte le voci riescono a dare un colore in più all'armonia e sono anche quelli che durante le prove... Ma a che punto siamo? Due cose che solo un tenore sa fare: cantare tutte le parti senza saperne neanche una e offrirsi di cantare una parte sapendo di non conoscerla. Sono per antonomasia i disturbatori preferiti dei contralti, ma quando hanno la parte principale sono favolosi. Beh, innanzitutto possiamo reinventare liberamente le nostre parti senza alterare in alcun modo la natura di un brano, anzi spesso lo miglioriamo. E poi noi siamo totalmente immuni a questa lotta tra sezioni. Se un corista ci offende, a noi non ce ne frega niente. Per noi conta solo essere eleganti. La prima cosa è che sono gli unici in grado a poter cantare la propria parte. Sono tipo dei supereroi, perché infatti nessun'altra sezione saprebbe cantare la parte dei tenori, perché è troppo difficile. E la seconda cosa... sono gli unici a far ridere tutto il coro, perché lo sappiamo bene, i tenori sono i più simpatici. Non ce ne vogliano i bassi o altre sezioni, ma come i tenori non ce n'è. I tenori sono gli unici che sanno fare i vocalizzi in bagno mentre tutti fuori aspettano. Inoltre, quando sanno le parti, sono gli unici che possono farsi sentire più dei soprani. Di tutte le cose che solo i tenori sanno fare, la più importante in assoluto è quella di perdere la battuta ogni 2 secondi durante la prova. E voi dite poi, ma perché siete stupidi? Ma provateci a non stare attenti per 2 ore di prove consecutive, guardate che è dura. Solo i tenori fanno crescere le stelle di Natale, a Pasqua. Un tenore si riconosce principalmente in 2 modi: quando fa la voce del soprano in falsetto per vedere chi è prima donna,
è quando fa a gara con le altre voci del coro per vedere chi ce l'ha più grande. Solo un tenore può fare delle battute che nessun altro riesce a concepire né a capire. E solo un vero tenore ama la follia alle quarte. Allora, le due cose che sanno fare i tenori che non sa fare nessun altro, direi che sono il contralto e il soprano. Ci sarebbe tanto da dire, un elenco lunghissimo. Ma a dire il vero sì, c'è qualcosa che a noi tenori viene benissimo. Oserei dire quasi che siamo imbattibili, siamo i migliori in assoluto fra tutte le sezioni del coro. Quando ci capita, quelle rarissime volte in cui andiamo in concerto o in prova senza conoscere per bene le parti e apriamo la bocca in modalità falsetto e facciamo finta di essere concentratissimi sul direttore e sul brano pur non cantando neanche una nota. Che dire, siamo geniali, siamo tenori.